Maestro Testolin, noi siamo qui con lei per parlare di un CD del Labirinto, un CD che avete dedicato a Josquin des Prez. Ci racconta un po' la nascita di questo CD, com'è nato? Beh, diciamo che è il frutto di una scelta abbastanza ponderata, sapendo che durante quest'anno ci sarebbe stato un diluvio, potremmo dire, di registrazioni dedicate a Josquin, e volendo evitare, diciamo, sovrapposizioni o similitudini con altre registrazioni, sono andato a pescare uno dei nostri primi programmi, che poi non abbiamo mai avuto la sorte di fare dal vivo, perché è un programma corposo, con un organico piuttosto ampio, e che era basato su un'idea un po' particolare, ovvero creare una storia della natività fatta di mottetti di Josquin. All'epoca non c'era così tanta musica dedicata al Natale o ai periodi intorno a Natale. Josquin però ha scritto un certo numero di mottetti fra natalizi, di annunciazione e diciamo di carattere, potremmo dire, profetico, che faceva sì che si riuscisse ad avere un'ampia collezione di mottetti, al punto che siamo stati costretti anche a lasciarne fuori uno, anzi più di uno. E la cosa che attraeva soprattutto era l'idea di mettere all'inizio e alla fine del disco le due grandi genealogie tratte dal Vangelo di Matteo e di Luca, in cui il compositore si apre a questa sfida enorme dal mio punto di vista, cioè di mettere in musica due infinite serie di nomi. In un caso sono 43 nomi che vengono ripetuti due volte, nell'altro sono 70, i 77 nomi delle generazioni, con la particolarità che in Matteo si partiva da Abramo e si risaliva fino a Cristo. In Luca, nel mottetto finale del disco, succede esattamente il contrario, si parte da Giuseppe, si scende e si arriva fino ad Adamo e fino a Dio. Le 77 generazioni che legavano appunto Cristo alla creazione. La sfida era troppo, come si può dire, troppo attraente per non affrontarla, almeno da parte nostra, che siamo un gruppo che vive, diciamo, della musica di Josquin. Una sfida che è stata, mi sembra, vinta. Ecco, abbiamo parlato del gruppo. Il gruppo del Labirinto è un gruppo che ha ormai tantissimi anni alle spalle, con tantissimi programmi. In questo caso, vogliamo dire quanto è cambiato il gruppo durante questi anni, diciamo, di crescita, di nuovi CD, di nuove proposte, di nuovi, programmi da concerto. Ma il gruppo è profondamente cambiato. Diciamo che in quest'ultimo disco che abbiamo registrato ci sono 3-4 elementi di quello che era il gruppo presente nel primo disco del 2003. È un gruppo che ha avuto una storia, una vita, appunto, ha avuto anche dei momenti di crisi, ha avuto una necessità, diciamo, quasi di rifondazione, basandosi su delle energie nuove, su cantanti giovani molto preparati, molto interessati, molto pronti a capire la particolarità del modo di cantare il Labirinto. Un rinnovamento che è cominciato più o meno nel 2016 e che sta portando il gruppo a mio modo di vedere, ma anche non solo a mio modo di vedere, a raggiungere dei livelli che forse prima non era riuscito mai a raggiungere, con una singolarità, con una particolarità, con un modo, veramente personale di cantare questa musica. E questo CD è stato registrato quando e dove? Registrato nel luglio del 2020.
in una sessione in cui abbiamo registrato praticamente un disco e mezzo, perché abbiamo già un mezzo disco pronto per la prossima pubblicazione, ed è stato registrato nella ormai nostra chiesa di San Zenone a Zugliano, mio paese natale, provincia di Vicenza, chiesa nella quale abbiamo già registrato Palestrina, Gesualdo, Lasso. È un po' una specie di casa, ecco, chiesa con un'acustica molto particolare che riesce a reggere molto bene, a restituire molto bene la trasparenza del suono che noi cerchiamo. Ha accennato a un mezzo disco che andrà probabilmente nei prossimi mesi ad essere pubblicato. Ci racconta un po' questo disco, di cosa si tratta? Allora, è un disco che raccoglie alcuni mottetti piuttosto lunghi di una parte, diciamo, abbastanza remota della produzione di Josquin, probabilmente anni 80 del 400. E insieme ad essi, molto probabilmente, noi avremo già una messa pronta. Ma molto probabilmente, visto che durante quest'anno abbiamo cantato diverse volte la messa L'Homme Armé Super Voces Musicales, andremo invece a completarlo con questa grande messa che è un po' una delle firme più caratteristiche dello stile di Josquin, scritta durante il periodo romano. E il disco conterrà anche un pezzo non di Josquin, che è il Muse Iovis Ter Maximi di Nicolas Gombert, allievo di Josquin, che scrive questa struggente elegia per la morte del suo maestro. E tra le progettualità che avete nei prossimi mesi, nel prossimo anno, ci sono altre idee, altre cose che si stanno realizzando, di cui lei ci può parlare? Sì, noi intanto continueremo con un lavoro che stiamo facendo in Svizzera su Vittoria, a Lugano, Laterale Lugano, con l'ufficio della Settimana Santa, per il quale quest'anno in teoria dovrebbe essere già stato ultimato, ma purtroppo le vicissitudini che tutti ben conosciamo hanno fatto posticipare l'evoluzione del percorso, che tratterà appunto le diverse giornate della Settimana Santa nell'ufficio composto da Vittoria. Poi io sto lavorando a due idee, una che è una ripresa di un nostro grande classico, a cui però io tengo particolarmente, che vorrei rimettere in carreggiata con questa nuova formazione, che è l'opera di Giovanni Pierluigi da Palestrina e innanzitutto il Cantico. Ma non solo il Cantico dei Cantici. Poi invece uno sguardo dal lato opposto della nostra produzione, per così dire, se Palestrina è verso i limiti dell'età barocca, dall'altra parte invece sto cominciando a pensare a un programma su Johannes Ockeghem, per mostrare anche la parte più, potremmo dire, spigolosa del gruppo. Che senso spigolosa, che intende? Spigolosa nel senso, beh, uno che conosce il nostro lavoro sa che noi tendiamo a un'idea piuttosto levigata, lavoriamo sul chiaroscuro, sulle sfumature, cioè, il nostro modo di fare musica è simile, volendo fare un paragone sull'arte visiva, alle opere di Leonardo o di Raffaello. Puntiamo alla sfumatura, al particolare. E Palestrina in qualche modo fa parte di questo modo di fare. Dall'altra parte invece spigoloso è un'idea dove i suoni combaciano senza avere, potremmo dire, dei punti di fusione l'uno nell'altro, cioè un cantare più nordico, per così dire, e l'idea è proprio quella di dedicarci a Ockeghem in questo modo, che credo sia un autore che si presta particolarmente per un modo di cantare più diretto.
E chi volesse acquistare questo vostro nuovo CD, ultimo CD uscito, può farlo dove? A chi si rivolge? Beh, il disco intanto tengo a precisare è un disco completamente autoprodotto, perché la nostra storia fa sì che volessi non volessi più rivolgermi per un periodo almeno a qualche casa discografica. Abbiamo un appoggio presso una casa discografica che è la Variton, di conseguenza chi lo vuole acquistare va sul sito www.bariton.it e lo può trovare, oppure può rivolgersi direttamente tramite il sito di della Virgin.